Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi facciamo un piccolo test dei filtri ND della Pigitech che ho portato sul canale qualche giorno fa. Sarà un piccolo test, farò solo un paio di voli dove nel primo volo ovviamente voleremo senza filtro, mentre nel secondo cercherò di ripercorrere alla stessa altezza, stessa inclinazione del gimbal, lo stesso percorso con il filtro ND8, che secondo me è quello più adatto come gradazione in questa stagione, in questa location, perché comunque sono nella campagna, c'è un sole delle 3:30 del pomeriggio, abbastanza basso. Secondo me l'ND8 è il filtro ideale per questa situazione. Poi ovviamente dopo uno può intervenire e mettere un ND16, un ND32, un ND64, perché il 7 è veramente molto completo. La cosa bella ragazzi di questi filtri è il tipo di aggancio che hanno sulla fotocamerina del Mavic, perché non si rischia di perdervi, come avete visto poi nel video precedente, avendo questa linguetta in acciaio armonico che va a agganciarsi con due linguettine microscopiche e i taglietti della presa d'aria della fotocamera. E una cosa che ci tenevo a dirvi, che siccome ho letto in giro su internet e via dicendo nei vari forum così, che tanti con una versione di filtri, non questa, un'altra versione della Pigitech, che ha avuto problemi col gimbal, che dopo un po' il gimbal del Mavic andava in tilt e iniziava a vibrare. Con questi non è successo assolutamente niente, ho usato una batteria intera e il gimbal si è comportato veramente bene, è rimasto così come funziona senza filtri. Quindi adesso, senza perdere altro tempo, decolliamo col Mavic Mini, che è già qua pronto dietro di me con il suo filtrino montato già davanti, l'ND8. Quindi decolliamo con il Mavic Mini in questo mini test con i filtri della Pigitech.
Ok ragazzi, il video comparativo tra il volo con l'ND8, il filtro della Pigitech, e il volo senza nessun filtro è finito qua. Ho cercato di creare una situazione abbastanza estrema, quindi di puntare proprio verso il sole era anche abbastanza basso, quindi ho cercato almeno di ricreare due voli simili per darvi un'idea del comportamento e della gestione della luce del piccolo Mavic con e senza filtro, perché comunque uno dei problemi di questo Mavic è appunto la gestione della sua fotocamerina quando inizia a avere tanta luce che gli punta contro. Spero che il filtro migliori questa situazione. Qua ho montato un ND8 che secondo me era quello più adatto. Poi, però, volendo, comprando il set della Pigitech, che poi vi lascio il link di Amazon in descrizione nel caso vogliate acquistarlo, si ha la possibilità di scegliere anche un ND16, un ND32, un ND64. Quindi un bel range di filtri che si possono provare a mettere. Tanto si installano in un secondo e si può provare quello che più ci aggrada, quello che più ci sembra idoneo per quella situazione. Però in questo pomeriggio, in cui sono circa le 3:30, è sereno, però comunque è inverno perché siamo a dicembre, il sole non è così forte e secondo me l'ND8 era quello più adatto. Quindi spero di avere ricreato la situazione che abbia reso l'idea sul comportamento di questo filtro o dell'aiuto che dà questo filtro alla fotocamerina del Mavic. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato sul canale questo piccolo test di confronto tra una versione del volo con filtro e la versione di volo senza filtro vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial. Ciao!